No, è stato un primo tempo, diciamo, dove mi sono visto poco, anche il secondo tempo, poi c'è stata quell'occasione dove l'ho sfruttata al meglio e è andata bene. Il gioco non è stato uno dei più belli, però secondo me l'importante è portare a casa i tre punti. Noi speriamo sempre di fare bene, di continuare così, portare a casa punti, però bisogna volare bassi, pensare partita dopo partita, fare sempre meglio. Mario, chiesto venerdì sera, ti avevamo chiesto di non fare i numeri come quelli che ci hanno in sala alla presentazione, non ci hai ascoltato, ma va bene così. No, è bella partita, non abbiamo giocato al meglio, però abbiamo portato a casa i tre punti e siamo tutti contenti. Non sei stato forse concreto come al solito, ma quando hai avuto l'occasione hai alzato la testa e visto il portiere fuori, l'hai saltato. Sì, nella partita non mi sono fatto vedere molto, forse non c'è stata l'occasione, però ho avuto un'opportunità e l'ho sfruttata al meglio, è andata bene così. Sì, no, sono contento, a parte contento perché abbiamo vinto, però non abbiamo giocato tanto bene oggi, eh. Abbiamo sbagliato tanto, tanti passaggi. Meno male. 4-1, sì, però potevamo far meglio. Non su quanto per il risultato, ma come possesso di palla, così. Abbiamo sbagliato tanto. Ritmo un po' basso, secondo me. Rispetto al Ginata è tutto un altro ritmo. È stata una partita, a parte in campo, ma il contorno fuori non è una partita da Serie D. C'era tanta gente, anche loro, tanti tifosi. Un pubblico che merita una categoria superiore, dai. Anche loro, tanta roba fino da Trento. Davide Castagna, sorridente, sempre più bomber, in una Nord finalmente sempre più piena. Sì, finalmente oggi è stato uno spettacolo. C'era tantissima gente, sono rientrate tante persone e a noi fortunatamente abbiamo vinto e a noi fa molto piacere questo calore che stiamo ricevendo quest'anno. Hai detto che non ti pone obiettivi ma punti sempre a segnare, però questa squadra dove può arrivare? Ma è una squadra che, se si comporta da squadra, è una squadra che può fare un buon campionato. Io purtroppo non lo so, però sicuramente, secondo me, gli altri in questo momento sono squadre più organizzate di noi perché sono partiti un mese prima e noi ci siamo trovati a luglio, alla fine di luglio, a far tutto in fretta e furia, quindi piano piano ci stiamo sistemando, i giocatori ci sono e è una squadra che può far bene. Ripeto, il nostro primo obiettivo è arrivare a 43 punti, una volta che siamo arrivati quelli possiamo pensare a altro. Allora iniziamo a pensare a Mappello e facciamo in bocca al lupo. Crepi, grazie. Direi che contrariamente alle altre partite siamo sicuramente felici per il risultato, perché è innegabile. Dobbiamo fare qualcosa di più dal punto di vista della qualità. Non siamo stati particolarmente brillanti, forse abbiamo tenuto i ritmi troppo bassi, abbiamo pensato ad un possesso palla che comunque ci ha penalizzato, perché siamo stati veramente troppo lenti, macchinosi nella circolazione della palla. Abbiamo vinto, ma non sono particolarmente soddisfatto. Sono stato più soddisfatto in altre occasioni, però direi che farei la firma tutto l'anno, no? Poi non si può essere però sempre soddisfatti del lavoro che si fa. Il risultato conta. Preferivo ottenerlo con una prestazione migliore. La squadra lavora tanto, a centrocampo lavora tanto in fase di copertura, anche senza supporto degli attaccanti, e questo molto spesso li mette nelle condizioni, ma corriamo qualche rischio sotto questo aspetto, è vero, ed è anche preventivato di correre qualche rischio cercando di lasciare liberi a fare la fase offensiva
nostri tre alti proprio consapevoli delle loro qualità e delle loro abilità, soprattutto nell'uno contro uno. Però direi che il lavoro della squadra magari è più sporco, è meno di qualità, ma direi che loro ne traggono molto beneficio dal lavoro degli altri. Poi in talune occasioni è chiaro, l'individualità come per esempio l'ultimo gol di Chessa, il pallonetto, è stato veramente un colpo da biliardo, no? Però non dimentichiamoci chi è andato a pressare, chi è andato a rubare palla, c'è stata l'occasione Castagna, sprecata sempre nella stessa azione, poi Chessa ha risolto e ha fatto gol, però insomma direi che è stata esercitata una discreta pressione. Innanzitutto dobbiamo essere consapevoli di una cosa, che per ottenere qualche risultato positivo bisogna fare molto di più di quello che abbiamo fatto oggi. In qualche situazione siamo stati anche fortunati, abbiamo avuto anche un po' di fortuna. Bisogna andarsela a cercare, però direi di stare coi piedi per terra, perché non sempre si riesce a fare il risultato giocando così. Fino adesso i risultati fatti dalla squadra sono sempre stati fatti bene, con una buona qualità. Oggi la squadra, complice anche chiaramente il Trento, non mi è particolarmente piaciuta. Mister Roncari, dopo questa vittoria per 4-1, l'abbiamo sentita in conferenza stampa molto esigente, non è contento contento sì del risultato, ma non del gioco espresso. Ma diciamo, so che abbiamo delle qualità per poter fare qualcosa di meglio in termini qualitativi. È chiaro che del risultato possiamo essere solamente contenti e tutti dobbiamo essere, ripeto, ancora orgogliosi di questa squadra e di questi ragazzi. Però io ho il dovere di pretendere qualcosa di più, perché la squadra so che lo può dare. Come si diceva in settimana, ha rinforzato il centrocampo passando con tre uomini in mezzo. Può essere dovuto anche a questo la, tra virgolette, mancanza di concentrazione, un filo in meno di concentrazione dei ragazzi? No, direi non è mancata la concentrazione, direi che è mancato un po' il ritmo. Abbiamo lavorato soprattutto il primo tempo un po' troppo sotto ritmo, e questo ci ha messo nella condizione di sbagliare molto e di essere pressati, per cui siamo una squadra abituata a lavorare molto, a tenere ritmi abbastanza elevati, e oggi qualche problema sotto questo aspetto l'abbiamo avuto e ci ha un po' messo nelle condizioni di non essere particolarmente brillanti. Una prestazione di alto livello anche con la Giusti Bruno entrato dalla panchina, che ha dato tutto, si è fatto trovare subito pronto. Ma Giusti Bruno è un giocatore su cui conto fin dall'inizio. Adesso oggi ho preferito De Ceglie, ma Giusti Bruno è un giocatore assolutamente importante, al pari di De Ceglie, al pari di Rota, al pari di Mauri, al pari di Romeo e di tutti gli altri centrocampisti che ho elencato, per cui non lo ritengo sicuramente una seconda scelta, ma un giocatore importante per noi. Abbiamo visto i nostri avanti, che anche sul 4-1 chiamavano sempre palla, volevano segnare a tutti i costi, tutti e tre o quattro, anche quando è entrato Vaglio. Un ottimo segno questo. Ma questa è la volontà di fare gol, e poi devo dire che il secondo tempo avrebbero, chi ha fatto gol ha fatto gol sotto la curva, e credo che sia davvero un'emozione bellissima quella che ci regalano i nostri tifosi ogni volta facciamo gol, per cui forse anche questo è il motivo di questa ricerca così insistente del gol. A Mappello troveremo una squadra molto probabilmente più solida in difesa rispetto al Trento, come pensa di preparare la partita? Ma direi cominciamo a pensarci domani, adesso questa sera ce la godiamo come sempre, nel senso alla domenica sera, poi fortunatamente adesso sono 6 domeniche che sorridiamo e andremo a Mappello sicuramente per prolungare questa striscia positiva. Ringraziamo il mister e facciamo un bocca al lupo.